Bonjour, le bonjour. Stamattina è una giornata bellissima, sono tipo le 9:30, sono svegliata prestissimo. Qui c'è un albero in fiore, non mi chiedete cos'è perché scambio peschi per meli. E oramai vado a letto tipo alle 10 e mi alzo alle 7:30 perché mi fa, cioè, dormo a diritto, quindi cioè già quanto alzo dormi, quindi mi alzo presto. Stamani Ugo è a casa perché il mio babbo ci va da fa qua lì, quindi. Allora, vi volevo dire che stamani ho visto un video di Emanuele Castelli, che è secondo me uno dei più bravi truccatori insieme alla nostra Fermo. Vai. Insieme alla nostra bambola malefica. Insomma, è bravissimo, cioè è veramente in gamba. E ha parlato in un video della beauty, insomma, di YouTube Italia, no? Allora, a parte che quello che ha detto sono tutte parole sante che io condivido pienamente, cioè io faccio qualche vlog, come vedete, ma i miei vlog sono fuori con il cane, quindi cioè, già mi risulto idiota così, figurarsi. Poi magari sì, qualche volta quando vado in giro le faccio, però... Cioè le faccio perché comunque io ormai il canale lo tengo perché mi sono affezionata a voi, cioè nel senso, perché come vedete ultimamente faccio anche pochi video di trucco così, ma non perché comunque, cioè, a me YouTube in sé per sé non me ne è mai fregato un cazzo, cioè né da andare agli eventi, alle cose, ma di che, cioè, sì, poteva essere cominciata come una bella cosa, ma poi non so proprio il tipo, non mi garba mettermi troppo in mostra, cioè, quindi, però ecco, lui stamani ha parlato di un discorso santo, che oramai YouTube Italia è una porcheria. Allora, io questo non lo dico, ma per il semplice fatto che non è molto che io guardo YouTube, cioè da quando bene o male ho aperto il canale, quindi sarà 4-5 anni che guardo YouTube, non da prima. Io non sapevo neanche l'esistenza di YouTube, quindi. E sinceramente, allora, io tutta sta voragine, cioè, allora, la vedi, però è come tutto il resto, cioè come la televisione, cioè sono mondi che uno può condividere o meno, cioè. Cioè, io, a me non piace, non mi piace andare agli eventi, non mi piace, poi fermi tutti, se ti chiamano ci vai, nel senso, per carità, è sempre una cosa bella, è sempre una cosa che ti può far piacere, però mi rendo conto, insomma, che è vero quello che dice, poi ora sono tutte rifatte, ma anche questa cosa dell'essere rifatte mi farei le labbra pure io, cioè, però... È tutto un insieme, forse, no? Che poi nel complesso una persona, poi lui mi sembra anche una... Io non lo conosco assolutamente, anche perché lui... Cioè, più o meno, io ho visto video spesso di trucco, ma non ho mai visto video suoi, appunto, vlog, dove parlasse di lui. Perché giustamente ha detto, io la mia vita privata me la tengo per me. Anche questo è capibilissimo, anzi, è rispettabilissimo. E per quanto io vi parlo della mia vita privata... perché voi di me sapete tantissime cose, però proprio vita privata, di dire magari che cazzo ne so, vo a giro, vi porto con me, cioè sì, allora, io ho parlato dei miei problemi sempre, perché non mi so, io non mi vergogno a parlarne, cioè nel senso, te mi potrai dire, ma a me dei tuoi problemi mi fai un cazzo, non mi guardi, cioè nel senso, capito, cioè la vedo molto semplice la cosa. A lui non piace, lui non le mostra, e secondo me fa bene, perché a me dà fastidio quando le persone comunque guardano troppo cazzi di quell'altri, cioè io non guardo i cazzi degli altri, quindi parlo dei miei, perché comunque poi venendo fuori tutto quello che è venuto ho ricevuto tanti commenti dalle ragazze, tanti messaggi, tante cose, e mi dicevano, guarda Kami, parlane, può essere d'aiuto per altri ragazzi. Cioè, ragazzi, il problema che ho avuto io, bene o male, ce l'hanno tanti ora, tante persone. Quindi magari può essere d'aiuto per quello, non per altro. Poi certo, raga, uno fa quello che vuole fare. Cioè, nel senso, io l'ho fatto per una vita e ne poteva parlare Cindy Crawford. Ma non me ne poteva fregare di meno, cioè. La cosa non mi tangeva. Facevo il cazzo che mi pareva e festa finita. Quindi c'è...
c'è stato dei periodi in cui si andava spesso a Firenze e si era in delle condizioni pessime, che addirittura io sono stata riconosciuta e sono scappata, perché ero veramente gonfia, cioè ero veramente strafatta. E quindi questa ragazza mi disse: oh, ma te sei a Milla Milanesi? No, 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 gli dissi, non so io, come ha visto, prese e scappai. No, scappai, nel senso, c'era qualcuno che andava via. Però mi rendo conto, insomma, che Madonna, è fatica. Ugo, vieni un attimo qua, per favore. Vieni qua, fammi riposare un minuto, perché io sono già stanca, eh. Mamma mia, nemmeno la mia nonna faceva le scale, era così stanca. Quindi, secondo me ha ragione, nel senso che poi, allora, secondo me YouTube è bella, perché? Perché a me piace YouTube? Perché comunque uno su YouTube può mettere tutto quello che vuole, cioè, te puoi mettere quando vai al cesso, quando ti scurregge fai, ce lo metti, se a qualcuno guardi garba, sentile tu scurregge, dov'è il problema? Cioè, io le cose le vivo così ultimamente, cioè, se a una persona gli fa piacere vedere una cosa, per esempio qui su YouTube ci sono tanti documentari, tante cose su droga, prostituzione, armi, cose abbastanza spinte, e vedi la cosa spinta. Quindi cioè, ci può essere ragazzine di 12 anni, 13 anni che comunque vedono questi video, non è il caso. Però se una persona le vuole vedere, cioè YouTube, bene o male, è come la televisione. Vieni qui, 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 ehi, Ugo, qui, fermo, bravo, fermo. Allora, se uno se la sente, Ugo, bravo. Quindi capisco benissimo quello che dice, e lo come si dice bene, e lo sì, insomma, avete capito. Poi ho letto un sacco di commenti sotto che infatti dicevano: guarda, hai ragione. Cioè, allora lui dice, no, la cosa che sinceramente a me mi ha colpito di più è stato, allora, a parte lui c'ha 180.000 iscritti, quindi c'è una balla, sono tantissimi, quindi non capisco come lui non possa, lui non riesce a guadagnare più con YouTube. E lui ha detto, per me ora come ora non sarebbe neanche il guadagnare quanto comunque mantenere i suoi iscritti, le sue visualizzazioni. Purtroppo ultimamente YouTube è questo, cioè vlog, ragazzine, comunque. Allora, io l'altro giorno, perché mi è presa la crisi, ho detto no, cioè che cazzo ci fa con tutti questi trucchi? Perché comunque sì, ok, la mia è una passione, ma cioè rimane lì, nel senso, non sono mai stata una che si fissa nelle cose, comunque, cioè sì, mi fisso, per carità, mi fisso, però boh, apprezzo comunque, ecco, quello che ho detto, basta. Mi è piaciuto, poi ha una dialettica che oramai su YouTube non si sente mai, non si sente più, figuratevi come parlo io, che sembra che parlo con... sembra di parlare con una ragazzina all'asilo, perché pappino tutte le parole, non c'è appo più niente. Però... che è il mio babbo? No. E niente, vabbè, volevo semplicemente dire questo. Grande Emanuele Castelli, tutta la vita. Ma poi c'è fa dei trucchi che sto da panico. Mi chiedo veramente come fanno a riuscire. Per esempio, no, su YouTube va tanto il gossip. Cioè, basta guardare una fashion makeup, che io sinceramente non guardo, ma non perché ho qualcosa contro di lei, assolutamente. Cioè, io so vivi e lascia vivere, raga, ultimamente specialmente. Però poi anche lui ha detto, ha conosciuto un sacco di gente su YouTube, lo stesso io ho conosciuto delle persone veramente, cioè, poracce, ma non poracce perché facevano delle cose, poracce perché comunque avevano un secondo fine, per, cioè, purtroppo anche tante altre ragazze che comunque avevano, secondo me erano in gamba, hanno avuto dei secondi fini con altre ragazze per arrivare a... E questo è un po' triste, però ognuno della sua vita, raga, fa il cazzo che vuole, cioè. Io vi fo un esempio, l'altro giorno, no, ho discusso, però c'è una ragazza con cui mi sentivo
E abbiamo avuto un attimo da ridire, perché innanzitutto quando ti senti con le persone tramite direct, te una persona la conosci, cioè te a me, come, nel senso, io non conosco te assolutamente, proprio zero, io ti conosco zero a te, te conosci un po' più me perché comunque mi guardi i miei video, mi senti parlare, senti dirmi quello che penso, e quindi mi puoi conoscere un po' di più. E io ho avuto da ridere con questa ragazza perché comunque quando si parlava delle cose, magari io gli davo un consiglio, come l'ultima volta è stato, io gli ho dato un consiglio dal mio punto di vista, cioè non è che gli ho detto guarda, secondo me, gli ho detto se è successa questa cosa, è successa la cosa di un ragazzo che stava con lei e mi ha detto qua bannalo perché lui ti sta seguendo, perché segue tutte le ragazze, insomma tutti quelli che io guardo perché mi deve controllare. E insomma, una serie di cose, gli ho detto, ma come, fino a ieri c'eri insieme? Gli ho detto, allora, non ti ci vedere, gli ho detto, ma non perché la mia era una... Tanto lei sentirà questo video, preferisco dirglielo così, sperando che lei non faccia storie qui sotto i commenti, perché non ci ho voglia, cioè, né di fa... Non mi piace mettere troppo in mostra, capito, le cose? Cioè, voi mi direte, ma come parli di tutte le cose? Metterle in mostra nel senso... Cioè, io ora parlo di questa cosa in maniera serena e tranquilla, non voglio che poi lei si metta sotto a rispondere, ah, io la vedo così, bibibba, perché tanto lei la vede al suo, io la vedo al mio, non sto dicendo di chi si parla, quindi chiudiamola qua. E gli ho detto semplicemente, guarda, non ti ci vedere questo ragazzo, se, cioè, fino a ieri c'eri insieme, l'ho visto nelle foto. E lei, un po' risentita, si è sentita risentita, dicendomi che... ma te non sai cosa vuol dire essere perseguitata, te non sai qui, te non sai là, cioè io non t'ho detto una cosa nel senso di dire fai questo, io ti ho dato un consiglio da conoscenti le quali adesso in questo momento siamo, cioè tutto qua. Invece lei si è sentita risentita, allora lì a quel punto poi mi sono cavolata, gli ho detto cioè senti, tutte le volte c'è da fare la maestrina, cioè te parli con una tua conoscente che dovrebbe diventare una tua amica e te l'unica cosa che mi sa di è sempre fa la maestrina. Ma io ti do mi... poi l'ho visto che lei dice in un commento, ma uno può dire quello che pensano, come ha detto, che praticamente lei dà dei consigli se una persona comunque è indietro su alcune cose. Non è quello, cioè, proprio lei l'ha detto, cioè modo e modo, e c'è modo e modo di dire le cose, cioè se te mi fai la maestrina che vuoi sembrare sempre quella che sa tutto di tutti, quello che ho fatto io l'ha fatto anche te, ha visto quello, ha visto quell'altro, e, cioè allora tieniti il tuo che mi tengo il mio, cioè capite che voglio di... Quindi da lì poi si è avuto questa discussione, nel senso ho detto vabbè lasciamo perdere qui, gli ho detto perché non mi garbano queste situazioni, cioè io... Ho conosciuto delle persone su YouTube e ci sono rimasta pure spesso male perché comunque non gli interessa conoscerti come persona, gli interessi come YouTuber. Cioè, perché io quando vado a giro mi vergogno come una ladra quando mi fanno le foto? Perché io non sono una YouTuber, ragazzi. Cioè, io sono una cogliona e la mattina alle 9:30 vado a giro per Sant'Andrea con Ugo a culo ritto che scagazza dappertutto. Cioè, vi sembro una YouTuber? È per questo che io quando la gente mi si ferma e vuole fare le foto mi vergogno, perché io non mi sento nessuno, cioè, e questa cosa mi fa un po', cioè non, questo. Senta signorino Pancrazio, che facciamo, scagacchiamo o dobbiamo ripassare da tutta la strada che abbiamo già fatto? Quindi tanto lei vedrà questo video, spero che comunque non se la sia presa più di tanto, ecco, finisce qui, nel senso... Secondo me è pure una ragazza molto in gamba, nel senso io ci avevo instaurato un rapporto perché è una persona che secondo me è intelligente, nel senso non è una stupida idiota, cioè, anzi è per quello che avevo cercato di instaurarci un rapporto. Probabilmente abbiamo due caratteri che non vanno d'accordo, tutto qua, cioè nel senso non è da dire che ci siano tanti perché e per come. Quindi io gli auguro il meglio, va bene così. Lei è molto interattiva in tutte le cose di YouTube, conosce tutto, sa tutto di tutti, io non so un cazzo di nessuno. Perché? Perché fondamentalmente io guardo un video se c'è un trucco che mi piace, guardo un vlog se è una persona a cui tengo, comunque che ho conosciuto. Il resto a me non me ne può fregare di meno, cioè mi guardo un vlog se vanno magari a fare un bel viaggio, ma il resto a me non me ne frega un cazzo, cioè di vedere la gente che veramente va a ballare. Cioè allora io sto vedendo le storie di Instagram di un sacco di ragazze,
ma non di youtuber, ragazze normalissime che vanno tutto il giorno con questo cellulare dietro, ogni tappa che fanno, ogni tappa c'è video, foto, io bimbe mia voce. Io se vado a giro, vado a giro per divertirmi, no, di un pagnolo, ce la tiravo, meno male non ce l'ho tirata. Non per star via tutto il giorno a sto cazzo di telefono, già ci sto tanto quando mi metto a rispondere a commenti, quando mi metto, cioè mi prende del tempo. E io l'unico motivo per cui ultimamente continuo a fare video su YouTube sono le ciche, cioè le ciche sono l'unico motivo per cui io tengo aperto il canale YouTube, perché non ho più interesse, perché è una cosa che mi è durata 4-5 anni, io sono contenta, va bene così, cioè non ho mai avuto interesse come qualcun altro che ho conosciuto ad arrivare a un determinato livello, capito? Che ci sarei potuta benissimo arrivare anch'io, eh? Cioè, io come un'altra, anche perché c'è chi è stata furba, oh, ben venga anche quello, eh? Cioè, ragazzi, io furba insomma stata nella mia vita, va benissimo, cioè la furbizia nella vita va aiuterà, cioè, non è che non va aiuta, Quindi se le persone... questo hanno voluto raggiungere, benissimo, dov'è il problema? Cioè non vedo problemi. Io credo che comunque il problema di YouTube Italia sia il troppo ciarlare, nel senso il troppo giudicare le persone. Vedi un video di una scoreggia, boom, metti un non mi piace e esci dal video, non ti metti sotto a commentare in maniera cattiva, in maniera stupida, in maniera imbecille. Io se vedo un video che non mi garba, non, a parte non metto neanche il mi piace, il non mi piace, lo levo e boom, basta, cioè me ne sbatto il cazzo. Quindi questa forse è la differenza tra me e altre persone, solo per quello. Poi io sono una cogliona come tutte quelle altre e no, amore, lì no. E non voglio assolutamente che mi si metta nelle youtuber. Cioè, io non sono una youtuber, stop. Cioè, io non lo sono, assolutamente non lo sono e non lo sarò mai. Io sono una ragazza normalissima che fa video per cazzeggiare, perché come vedete ne fo sempre nel momento del cazzeggio. E niente, allora, comunque, a parte che mi sono messa lo smalto giallo ieri perché piaceva da Lin, e ho detto ora che ho un po' d'abbronzature, ora tra un paio d'ore vado a fare una camminata giornaliera. Mi sono comprata pure i pantaloncini da Telly Welly, come cazzo la si chiama, ieri 5,90 euro, quelli neri con la righina laterale, che ne avevo mille, però l'ho tutti ancora nel trasloco, nelle scatole del trasloco, perché cioè a me la mia roba non mi entra ora a casa, quindi fino a che io e Alin non torniamo a vivere da soli quella roba rimarrà lì e quindi non me la metterò mai più. Ora comunque per le scarpe estive, scarpe invernali, le Tiger quest'anno non ho portato. Avete idea di quanto è grave che non mi sono messa le mie 4 paia di Tiger invernali? Cioè, una tragedia. E quindi niente, vi volevo parlare di una cosa. Ho visto che ultimamente va parecchio, siccome in California l'erba è diventata legale, ultimamente sta andando parecchio questa cosa dell'erba, no? Infatti Jeffree Star ha fatto pure il trincetto d'erba, che loro fumano cannoni d'erba a nastro. E mi farebbe piacere parlarvi di questa cosa, perché comunque io sono stata... Allora, io ho fumato... che anni, una vita da giovane, dai 14 ai 22 anni, mi sono veramente incrinata di canne, come fanno tutti i giovani, dai, 7-8 tromboni al giorno, ma che al giorno, 7-8 tromboni in 20 minuti, poi ho smesso, perché comunque ho riscontrato dei problemi relativi a altre sostanze, altre cose, vabbè, una serie di cose, e poi, basta, mai un po'... Io ogni tanto qualche canna me la fumo. E per quanto qui in Italia non sia ancora legale, vi posso garantire che le canne non hanno mai ammazzato nessuno. Cioè un'overdose da erba non c'è mai stata, non ci sarà mai. Cioè uno massimo che se vuoi sentire male con una canna ti cala la pressione, boom, finisce lì. Cioè un tuo amico che si è mangiato due paste può venirgli una crisi epilettica, la scanterra, ciao. Se c'è chi lo sa riprende. Tutte le droghe sintetiche o comunque anche l'eroina che è un oppiacio, vai in overdose, cioè le droghe si muore, cioè semplice, raga, si muore. Mentre con le canne no, non muore nessuno, sì, ti bruceranno qualche cellula, però ragazzi dai, cioè danno un rilassamento pazzesco, cioè io purtroppo, allora vi dico, nei primi tempi che comunque ho cominciato il mio percorso,
il mio dottore mi voleva dare dei medicinali, degli psicofarmaci che io non ho voluto, perché io gli psicofarmaci non l'ho mai presi, anche perché ho amici che si sono veramente rovinati col Minas, con roba bombolona, ossicodone, cioè roba grossa, capito? Cioè lo psicofarmaco in sé per sé rovina, vai ancora più in overdose, perché in America stanno morendo un sacco di giovani, perché fanno questi party dove usano un bicchierino da vodka così pieno di pasticche blu, buttan giù. Le pasticche, gli psicofarmaci sono medicinali che se ne assumi una quantità sbagliata vai in overdose anche lì. Poi vabbè, la droga comunque c'è un... Vabbè, questi sono discorsi lunghi, ragazzi. Però fatto sta che è così. Quindi non l'ho voluto e vi posso garantire che comunque ho avuto dei momenti in cui se non avessi avuto... No. Ugo, amore, dai, devi scendere. Vieni. Forza, dai. Che se non avessi avuto la mia cannetta poteva andare peggio. Allora, con questo naturalmente no. Ugo, andiamo. Andiamo, Ugo. E bisogna uscire. Ugo, vuoi uscire dalla macchina? Andiamo. Andiamo. Vai, andiamo. E quindi c'è, non è giusto, perché giustamente tanti cominciano dalle canne e poi vanno oltre. Chi c'è? La mia bambolona nera. Ciao amore, sì, Ugo ti bacia, sì. Lo sai che Ugo è un pezzo di merda? Lo sai che Ugo è un pezzo di merda? Amore vieni qui, ti bacio io, amore vieni qui, ti bacio io. E quanto sei bella, e quanto sei bella? Bella lei, bella. Vieni qui, bella. E questa è Nala, la cagna più bella di tutta Sant'Andrea. Comunque, niente, questo era un piccolo appunto che volevo fare, perché ho visto un video appunto riguardante, e allora ve lo volevo dire. Comunque, se vi fa piacere magari che ve ne parlo, ditemelo. Io ora me ne vado in casa perché sono già stanca. Porami, bella e vecchia.